innovazione è fare qualcosa che in tanti hanno solo pensato di fare e di farlo davvero. Noi abbiamo creato un nuovo canale di marketing in cui non c'era domanda, non c'era offerta, quindi per noi l'innovazione è stato nel nostro piccolo ma creare un mercato. Le motivazioni che ci hanno spinto a innovare non ci siamo svegliati un giorno e abbiamo detto oggi vogliamo innovare. Noi non avevamo mai lavorato, questo è il nostro primo lavoro, siamo partiti come un progetto da post universitari, però ci siamo accorti che quello che vedevamo nel mondo del marketing ci sembrava vecchio, quindi innovare è stato facciamo qualcosa che vorremmo già trovare, non l'ha fatto nessuno, lo facciamo noi. Chiaramente gli ostacoli che abbiamo trovato sono dovuti al fatto che le persone sono in generale, sto parlando di una massa, avversa al cambiamento, per cui la curva d'apprendimento di una nuova tecnologia, mercato, modo di vedere, modo di fare è complessa, non esiste innovazione che è stata accettata da tutti a braccia aperte perché le persone sono reticenti al cambiamento per un tema di insicurezza, paura. I consigli che darei a un'impresa che vuole innovare è di pensarci molto bene e di farlo se e solo se il mercato è stato testato e ritestato e si è sicuri, perché se un'azienda vuole semplicemente fare soldi, avere revenue, secondo me non è necessario, anzi quasi sbagliato innovare, o meglio rivoluzionare. Chiaro, l'innovazione incrementativa è un'altra cosa. L'azienda che deve innovare è quella che i fondatori o comunque le persone legate al progetto pensano che il loro scopo di vita è quello di creare un qualcosa che non esiste, ma per far soldi innovare è la cosa più scorretta secondo me che possa esistere.